inauguriamo questa nuova stagione dell'amministrazione comunale con la prima giornata dello sport a Poli Latino. Una giornata inclusiva che vede tutti gli sport presenti, compresi i cosiddetti sport minori, che lo sono solo sulla carta. Sappiamo benissimo che lo sport non è soltanto agonismo, ma è anche dilettantismo, è anche aggregazione, è anche sociale, è anche soprattutto un veicolo e un mezzo per far conoscere anche alle persone che meno magari lo possono praticare la varietà di tutti gli sport. Io sono un atleta che ha iniziato all'età di 14 anni con il canottaggio e diciamo che eravamo un gruppo di 10 ragazzi, però all'età di 18 anni mi sono ritrovato da solo perché lo sport è sacrificio. Quindi ho capito che quella mia passione poteva diventare il mio lavoro. Piano piano ho creduto in me stesso, ho partecipato a 10 mondiali e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e negli ultimi 2 anni mi sono avvicinato al mondo della vela e ho praticato in Nuova Zelanda l'ultima edizione della Coppa America e sono stato riconfermato per il 2024 a Barcellona. Sei amico di Stefano Oppo allora? Stefano è un mio carissimo amico, io facevo parte dei pesi massimi, invece lui è una categoria a parte, categoria pesi leggeri, però abbiamo vissuto tanti anni insieme, anche in camera insieme, abbiamo fatto tanti raduni e siamo veramente fratelli. È un piacere essere qua oggi a Poli Latino in questa giornata. Vedo tantissimi ragazzi che fanno sport e questo non può che mettere gioia e felicità. Sport e vita, insomma, un po' il senso di questa giornata è questo. Lo è stato anche per te, lo è tuttora. Insomma, ovviamente richiede sacrifici. Sì, richiede sacrifici, però se ci sono i sacrifici giusti non mancano poi neanche le soddisfazioni. Ci vogliono ovviamente tanti sforzi, però le cose poi arrivano. Obiettivo centrato. Sì, mi pare proprio di sì, che l'obiettivo sia stato centrato, è una festa, dà tanta felicità e tanta soddisfazione. Aver fatto un grosso lavoro, però il risultato mi sembra che sia ottimo. Che cosa vi ha spinto a organizzare questa giornata? Diciamo che prima di tutto l'opportunità di dare ai giovani la possibilità di rivedere lo sport nella sua manifestazione più viva, l'allegria che trasmette lo sport e poi arricchire il territorio con manifestazioni che possono essere educative, istruttive e formative. Quindi insomma è un punto di partenza per l'assessorato alle politiche giovanili. Assolutamente sì, puntiamo a restituire le strutture, puntiamo a restituire ai giovani la possibilità di fare sport e soprattutto l'obiettivo, anzi il messaggio più importante è che lo sport unisce, che lo sport è inclusione, che lo sport è formazione e crescita.